dato alcuni contributi che avevo scritto in passato sul libro dell'Esodo, quindi credo che siano stati fotocopiati o le stanno fotocopiando, e chi li desidera le può prendere liberamente. Ecco, seconda relazione di questa mattina, i fallimenti di Mosè e di Aronne e l'indurimento del cuore del Faraone. Prima di entrare in questa dinamica, Don Valentino mi chiedeva se potevo aggiungere una piccola cosa sul nome di Dio, a proposito della vocazione di Mosè, che è appunto la tematica anch'essa di stamani, della prima relazione di Don Giuseppe. Cioè, sappiamo, dicevo proprio ieri, Nomi, il titolo ebraico di questo libro, si rivela infatti il nome di Dio. E questo accade proprio al capitolo 3, la prima delle due vocazioni raccontate di Mosè, la seconda vocazione la trovate al capitolo 6 dell'Esodo, e al capitolo 3, al versetto 14, c'è la famosa rivelazione del nome. Se inizio dal 13, Mosè disse a Dio: ecco, io vado dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, mi diranno qual è il suo nome. E io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Questa è la più classica delle traduzioni di questo nome misterioso ebraico, che in realtà sembra essere costituito da due verbi che sono lo stesso, il verbo essere, con nel centro una particella relativa, che, colui che. Il verbo essere è coniugato alla prima persona, singolare, per cui è io sono colui che, ma in ebraico sarebbe permesso anche ciò che, e poi idem si ripete la prima persona, sono. Allora, io sono colui che sono, io sono ciò che sono. Come ha tradotto la traduzione greca, la 70, che ricordavo proprio ieri, questo passo, l'ha tradotto filosofizzandolo, se posso dire così, perché se traduco alla lettera come il greco ha tradotto l'ebraico, io devo tradurre io sono l'essente, usa un participio presente. Io sono non colui che sono, ma io sono l'essente. È chiaro che qua si respira, si percepisce il mondo greco con tutta la filosofia che c'è. L'essente quindi è il principio di ciò che è in esistenza, è qualcosa di abbastanza filosofico, ma devo dire forse un po' distante dal senso dell'ebraico che non conosce la filosofia. Il mondo ebraico è molto più antico rispetto al greco. Allora, che cosa vuol comunicare l'ebraico col dire io sono colui che sono? Si tende a pensare, con ragione, aggiungo, al fatto della presenza, cioè esistenza di Dio per la presenza. Qualcuno vorrebbe tradurre anche, slargando un po' il testo, però senza troppo allontanarsene, io ci sono, questo sarebbe il senso. Io sono colui che sono, nel senso ci sono. Quando tante volte troviamo nell'Antico Testamento io sarò con te, no? Quando Dio si rivolge al suo eletto o anche al suo popolo, io sarò con te, oppure io sono con te, è il segno della presenza, è come dire io ci sono o ci sarò. Questo è un primo modo. C'è un secondo modo che non si capisce bene perché non è molto conosciuto,
però ha ben ragione di sussistere quest'altro modo che vi dico ora di interpretazione del nome. Qui si presuppone un po' di ebraico. Comunque, se io vado a, vediamo se si capisce qualcosa, se io vado a traslitterare, non vedrete niente, mi sa. Il tetragramma, non vedete niente, credo. YHWH, no? Yahweh. Allora, se io interpreto la prima consonante, la Y, la Yod, la Y, come il segno, qui però bisogna presupporre un po' l'ebraico, della persona, allora questo sarebbe io, prima persona, diciamo così, ma non è proprio così, ma per capirsi. Cosa rimane? Rimangono le altre tre, HWH. Ora, noi sappiamo che ogni verbo in ebraico, oppure ogni sostantivo, deriva da una radice quasi sempre di tre consonanti. Le vocali non esistono in ebraico, ci sono solo le consonanti. Allora, questa radice sarebbe HWH. È una radice ambigua, perché potrebbe essere la radice del verbo essere, io sono colui che sono, ma potrebbe essere anche la radice che dice il verbo desiderare o una sfumatura di questo, come dire, allontanandosi un po' dal senso del desiderare, anche essere misericordioso. Quando, lo vedremo forse, andiamo in Esodo 34, ovvero all'episodio del vitello d'oro, a un certo punto Dio, parlando a Mosè, usa un'espressione molto simile a io sono colui che sono, ma con il verbo desiderare, e in ebraico è molto vicina, dove dice io farò misericordia a chi vorrò far misericordia. E allora ecco l'ambivalenza dell'interpretazione del nome Adonai, Yahweh. Io sono colui che sono, oppure anche, che è uno dei nomi di Dio, io sono il misericordioso. Se posso slargare, io sono colui che desidera, ecco allora il senso, io sono colui che desidera fare misericordia. In italiano non ha senso, perché io dovrei dire io misericordierò chi misericordierò, che non vuol dire niente, non si può fare una traduzione così letterale. Giustamente il Vescovo Giovanni sottolineava, sottolineava Papa Francesco con il tema della misericordia, no? Misericordiante, giusto. Si può fare dei neologismi come il Papa l'ha fatto, quindi io misericordierò. Una doppia valenza allora, sia l'assistenza della presenza, io ci sarò, io sono con te, oppure, secondo quest'altra interpretazione, io sono per fare misericordia. Ecco. Perché noi pronunciamo Yahweh? È una pronuncia totalmente convenzionale, anche perché la vera pronuncia di queste YHWH è sconosciuta. Perché diciamo Yahweh? Perché vengono prese le vocali aggiunte, perché vi dico, vi
ripeto, l'ebraico non ha le vocali, vengono prese le vocali del termine che significa Signore, Adonai, in ebraico Adonai significa Signore, io prendo le vocali di Adonai, le metto, le impasto con YHWH e viene fuori Yahweh. Noi questo si perde, bisogna avere l'ebraico, mi rendo conto. Ma Yahweh dunque è una pronuncia convenzionale che non è assolutamente detto che sia così. Qui si apre tutta la questione con i testimoni di Geova, che loro dicono Geova, ma è la stessa cosa. Sono tradimenti vocalici. Quello che rimane è che in ebraico ci sono soltanto quattro consonanti. Yod, He, Vav, He. Y, H, W, H. Allora, a noi non ci interessa come sia la pronuncia, perché è questione proprio di lana caprina. Quello che a noi interessa di più, casomai, è il significato di questo tetragramma, cioè quattro lettere, che è, vi ripeto, il significato dell'assistenza con la presenza, io ci sono, oppure l'altro significato, io faccio misericordia. Questa seconda interpretazione è più vicina al dato di Esodo 34, dove il Signore dice io farò misericordia e ti vorrò far misericordia, usando espressioni molto simili a quelle che si trovano in Esodo 3:14, dove si dice io sono con esso. Mi rendo conto che è un po' confuso, perché bisogna portare in italiano quello che in realtà si potrebbe capire solo in ebraico. Ecco. Allora, ho rubato un po' di tempo al tema di questa mattina. L'indurimento del cuore del faraone, il misterioso indurimento dell'uomo. Se noi ci pensiamo bene, il piano di Mosè, quello di portare fuori Israele dall'Egitto, è totalmente utopistico, che poi era il piano di Dio. È senza precedenti nella storia quello che Mosè pretende e quello che Dio vuole. Cioè, vuole portare il popolo, dice a Mosè al faraone, a portare Dio nel deserto per 3 giorni. Questa è la scusa. Lascia che io porti il popolo nel deserto per 3 giorni di cammino per adorare il Signore. Questo si dice al capitolo 5. Non l'ho letto, si doveva leggere, ma ho rubato tempo con il nome di Dio, quindi lo leggete da soli, non c'è tempo. Allora, è già insolito che degli schiavi abbiano un Dio diverso da quello del Dio oppressore. Questo è nuovo, non si è mai sentito. Il popolo che è schiavo deve assumersi anche il Dio del popolo che schiavizza. E qui no, perché qui si prende distanza. Il popolo ebreo ha il suo Dio, dice Mosè al faraone. E ora che si rivendichi anche la libertà di servire questo Dio diverso è veramente assurdo. Non si è mai sentito nella storia fra oppressi e oppressori. Questo lo dico per dire che non è così strano che il cuore del faraone si indurisca. Ma vorrei sottolineare un'altra cosa. Il faraone non sa chi è il Dio degli ebrei. Non l'ho mai sentito. Se voi leggete il versetto 2 del capitolo 5, voi li trovate. È il faraone che parla. Chi sarebbe questo Adonai, Yahweh? Io non lo conosco, dice tranquillamente. Non si è mai sentito dire questo nome. Infatti l'ha rivelato in 3:14, lo diceva Giuseppe stamani, per la prima volta. 5:2,
Chi sarebbe questo Adonai? Non lo conosco. Perché ci sono le piaghe? Perché Dio è costretto a mandare le piaghe, cose di cui ci parlerà Don Giuseppe? È costretto a inviare le piaghe per far capire chi è questo Yahweh al faraone che non lo conosceva. Infatti, in tutti i numerosi capitoli delle piaghe c'è un ritornello per 10 volte che ritorna, che Dio dice: perché tu sappia che io sono Adonai. Perché tu sappia che io sono Adonai, per 10 volte. Le piaghe diventano dunque una dimostrazione dell'esistenza di Adonai. Quindi fermo, perché non sono i capitoli che mi riguardavano. L'obiettivo nei primi 15 capitoli del libro dell'Esodo, che è la prima parte delle 6, vi ricordate, si diceva ieri, in cui si può dividere il libro, la prima parte, i primi 15 capitoli, ha per finalità un solo fine, quello di far vedere chi è il vero Dio. È un testa a testa tra Adonai e il faraone, che è Dio per l'Egitto. Soltanto alla fine, al capitolo 15, dopo che c'è stato il passaggio del mare, dopo che il faraone è morto con tutto il suo esercito, si dice esplicitamente: e il popolo seppe chi è Adonai. È dunque una prova di forza. Tutti i primi 15 capitoli sono una prova di forza fra il potere di Adonai e il potere del faraone. È una guerra tra dei, e questo è tipico delle civiltà del vicino Oriente antico. Dirò di più. Durante le guerre che si facevano i popoli, il popolo che perdeva la guerra voleva dire che aveva il Dio debole rispetto alla nazione che vinceva, che aveva il Dio forte. Qua Yahweh è forte, ed è da qui che viene l'espressione braccio potente, mano distesa, come si trova tante volte nell'Esodo, che è il segno della potenza. Dio è colui che ha il braccio disteso, la mano alzata, per dire che è potente. E infatti ha vinto la guerra. Faraone l'ha persa. Che cosa avrà potuto pensare e provare Israele quando andrà in esilio, in Babilonia, come si diceva ieri? Perché i babilonesi sbaragliarono Gerusalemme. Dunque, il dio dei babilonesi, Marduk, così si chiamava, evidentemente era un dio più potente di Adonai nella mentalità dell'epoca, perché aveva vinto. Noi dobbiamo metterci nei panni di questo Israele. Per noi questo è assurdo. Siamo in un concetto di monoteismo, noi non abbiamo questi problemi. Ma non loro. L'esilio era dunque una ulteriore sconfitta, perché si ritrovavano con un Dio minore, si direbbe, un Dio debole. E guarda caso questo sembrerà essere una prefigurazione del Nuovo Testamento, dove lì il Dio si dimostrerà essere minore, debole, addirittura sconfitto anche lì, perché crocifisso, certo risorto, ma che conserva i segni della passione. Allora il segno della sconfitta non viene nascosto nel Dio di Gesù Cristo, ma fa parte del Dio glorioso della risurrezione. E qui è quasi una propedeutica, una preparazione, l'esilio in Babilonia, perché Dio comincia a diventare minore, uso le virgolette. Il faraone non conosce questo Adonai, ed è interessante il Midrash, cioè i racconti che sono fioriti poi nel seno all'ebraismo. Un Midrash dice che il faraone andò a consultare gli archivi in presenza di Mosè per trovare
questo nome del Dio degli ebrei, andava a scartabellare Adonai, 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 e non trovò negli archivi Adonai. C'erano le divinità di tutto il mondo negli archivi del faraone, dice il Midrash, ma non c'era il nome di Adonai. Yahweh è colui che è accanto, colui che è con l'Emanuele, ma non è catalogato negli archivi degli oppressori. È un Dio che sfugge agli archivi degli oppressori. Questo ci insegna il Midrash. È un Dio ignoto agli oppressori. Ed è per questo, se continuo questo Midrash, che ci sono ancora persecuzioni nel mondo. È per questo che i cristiani soffrono violenza. Perché questo nome, Adonai, non si trova negli archivi degli oppressori, dei popoli oppressori. E quanti sono ancora i popoli oppressori? Perché è un Dio che non sta negli con i potenti. Questo è il punto. Perché lui è un Dio che si è manifestato debole. Ancora. Mosè e Aronne non devono combattere soltanto con il faraone, ma devono combattere anche, lo notava anche da Giuseppe, con il popolo stesso. Qui, al capitolo 5, si viene a creare una situazione simile a quella dei campi di concentramento. Ovvero, vengono presi dal popolo degli ebrei dei sovrintendenti ai lavori. Era la tipica strategia degli oppressori. Prendevano schiavi e li mettevano un gradino un pochino più su rispetto agli altri, quelli che sono poi stati il capo del nazismo. Ma qui si crea un problema, perché il popolo si spacca. Non desta stupore che il faraone resista. Il faraone deve resistere ad Adonai. È scritto, è per forza così. È normale che un re non voglia accordare libertà ai suoi schiavi. Ciò che invece è meno facile da spiegare, e tutt'oggi è uguale, è che non tutti quelli del popolo desiderano la libertà e non tutti sono disposti a sostenere un'opposizione aperta al potere. Perché questi capo, chiamiamoli così, non volevano quello che Mosè e Aronne dicevano, perché avevano dei benefici, come i capo durante il nazismo. Questa è la furbizia degli oppressori, mettere il popolo contro se stesso. Avevano dei piccoli benefici, questi capo, ma non li volevano perdere. E quindi diventavano conniventi. Il Papa direbbe, farebbe la differenza tra peccatori e corrotti. Il corrotto è quello che accetta la situazione di peccato e non ci si oppone più. Il peccatore no, tutti siamo peccatori, però ci si può pentire. Ecco, allora Mosè deve sopportare l'ostilità di chi ha il cuore indurito, il faraone, ma anche l'ostilità di chi ha altro cuore indurito, che è il popolo. Sono appunto i sorveglianti, così li chiama la CEI, i sorveglianti, che sono una specie di aguzzini. Ci saranno stati anche lì quelli più buoni, quelli meno buoni, però era la categoria.
difendono questi sorveglianti la loro piccola condizione di privilegiati. Alla fine difendono la loro schiavitù, perché non si ribellano. Gli basta quel poco, si accontentano. Una piccola razione in più da mangiare, due dita d'acqua in più da bere, va bene così, si accontenta. Ma difendono la schiavitù. E tutto questo non fa che continuare ad alimentare un regime di omertà. Sono quelli che per piccole convenienze hanno accettato la logica del potere e quindi si rendono funzionali alla logica del potere. È quello che vuole l'oppressore, questo vuole, compra così. Non cercano di sottrarsi a questa logica, ma semplicemente cercano il massimo dei piccoli vantaggi che possono avere. Qui si aprirebbero veramente tante tematiche, da un punto di vista anche esistenziale, ma da un punto di vista della nostra vita di tutti i giorni. Questo è il compromesso cattivo, che alla fine preclude l'opera di Dio. Allora, in questo discorso dell'indurimento che mi spetta oggi, ecco, vorrei fare questo distinguo. C'è un indurimento che è dovuto, che è quello del faraone, e che se non si induriva non era il faraone. Ma c'è un altro tipo di indurimento, che è quello della gente comune, del popolo, che soffre. Non è che questi sorveglianti non soffrissero, erano un pochino più privilegiati, come nel nazismo, il capo. Ma per non perdere quel poco, dicono no, non ci ribelliamo, va bene così. E diventano omertosi. I sistemi di potere agiscono così in ogni secolo, in ogni epoca. Qui siamo molto, molto, molto avanti Cristo, ma è la stessa logica che il 2017, è uguale. È per questo che si vede che la scrittura è una parola viva, che non parla al passato, ma parla oggi. L'Egitto, come dicevo ieri, diventa una cifra, non è soltanto la regione, lo Stato Egitto. Ed è per quello che ieri, facendovi la domanda, nel pomeriggio, nella sede della Lezione Divina, vi dicevo: qual è il mio Egitto? Perché tutt'oggi c'è l'Egitto, tutt'oggi c'è il faraone, tutt'oggi ci sono i sorveglianti, ma tutt'oggi c'è anche il piano di Dio di liberazione, e tutt'oggi ci sono anche i Mosè e gli Aaron. Cambiano i secoli, ma il quadro rimane. Ecco, allora, sostiamo di fronte a questo indurimento. Ciascuno di noi, a partire da me, con molta semplicità, ciascuno di noi può essere parte di questa ostruzione al piano di Dio, perché gli va bene così. Perché gli va bene quel piccolo privilegio che ha in più e non si accorge che in questo modo si indurisce e non porta avanti il progetto. Non solo lo porta avanti, non lo porta avanti, ma lo ostacola. Tante volte, ecco la corruzione, si è disposti a qualsiasi tipo di obbedienza e compromesso pur di salvaguardare quel piccolo vantaggio e quel piccolo favore che il potente promette. Non importa scomodare i sistemi di criminalità ben noti a tutti, è sempre stato così. Si può cambiare il nome del sistema di criminalità, ma è sempre stato così. Però si può fare qualcosa? Ecco, Aronne, Mosè e Dio prima propongono un qualcosa di diverso. È la novità.
infatti che cosa fanno, se leggete al capitolo 5, che purtroppo non abbiamo letto, che cosa fanno questi sorvegliani? Al versetto 15, vanno dal faraone e si lamentano. Quando devono chiedere qualcosa, vanno al faraone, non vanno da Dio. Mosè, quando ha qualcosa da chiedere, va da Dio, non va dal faraone. Al versetto 21 del capitolo 5, si scontrano questi sorveglianti con Mosè. E Mosè continua a subire la stessa ostilità che aveva subito appena uscito dalla reggia del faraone. Quando subito gli disse, ma tu che vuoi da me? Vuoi uccidermi come hai ucciso ieri l'egiziano? Ecco, questo Mosè è sempre costretto a subire l'ostilità da parte del popolo. Tornando all'indurimento. Nella simbologia biblica si parla del cuore indurito. Che cos'è il cuore? Anzitutto, sfatiamo il mito, non è il sentimento. Il cuore della Bibbia non è la sede del sentimento, come sarebbe per noi. La sede del sentimento di per sé nella Bibbia sarebbe le reni. Esatto. Reni. Quello è il sentimento. Degli affetti più profondi e coinvolgenti, la pancia le lisce. Questa è la divisione dell'uomo. Ma il cuore non è il nostro cuore e sentimenti. Il cuore è la sede della ragione nella Bibbia, ma anche la sede della coscienza e della volontà. Ragione, coscienza e volontà. Questo è il cuore dell'antropologia biblica. Si può dire che il cuore è il luogo dove l'uomo prende le decisioni, dove delibera, dove fa discernimento e decide. Questo è il cuore. Allora, indurire il cuore significa ostinarsi volutamente, coscientemente, in un determinato comportamento. Questo è l'indurimento del cuore, è la cocciutaggine voluta e cosciente di una decisione, che può essere anche buona, notate bene, eh? Qui arrivano seri problemi teologici però, perché in molti testi, che non abbiamo il tempo di leggere, però ce ne sono almeno una decina, fra il capitolo 7, 8 e 9, poi 13, si dice semplicemente che il faraone indurì il suo cuore. Sì, proprio per fare un solo esempio, Esodo, prendiamo 7, che è proprio l'inizio delle piaghe, poi Esodo 7 al capitolo, al versetto 13, il cuore del faraone, cioè dice si ostinò, traduce bene, ma la lettera sarebbe si indurì e non diede loro ascolto. Ecco, questo è un esempio, se ne trovano altri 10 nei racconti delle piaghe. Il problema è quando si arriva, ad esempio, in 7.3, e ce ne sono un'altra decina di questi passi, dove Dio dice, ma io, Dio, indurirò il cuore del faraone. Allora, da una parte è il faraone che indurisce se stesso, dall'altra si dice che è Dio che indurisce. E più o meno i luoghi si equivalgono, una decina l'uno, una decina l'altro. E questo ritornello è quasi sempre nel racconto delle piaghe, nei racconti delle piaghe. Questo indurimento del cuore del faraone serve anzitutto a mostrare come il faraone sia totalmente incapace di leggere la storia
come un segno della presenza di Dio. Il faraone indurisce il cuore, vuol dire il faraone è incapace di leggere la storia come un segno della presenza di Dio. Lo posso dire in un altro modo. Il faraone rinuncia ad essere elastico, che è il contrario di indurimento. Elastico per dare possibilità a altre rispetto alle sue convinzioni. Il cocciuto, infatti, è questo. Colui che non ospita un'altra prospettiva, un'altra possibilità, un altro ragionamento, lontano, opposto al suo. Può continuare a non essere d'accordo, però lo può ospitare, lo può valutare, lo può discernere. E quel cocciuto questo non lo fa. E non facendolo, in questo modo, fa vedere che è incapace di vedere che la storia è diretta da un altro Dio che si chiama Yahweh, che lui non conosce, ma che nemmeno vuole conoscere. Questo faraone è un po' come Erode del Nuovo Testamento, Matteo 2. Erode che vuole essere l'unico, sente che il re dei Giudei è nato, a pochi mesi non importa, ma deve farlo fuori. Non ospita, non dà possibilità, è un'altra prospettiva di cuore indurito. E questo cuore indurito non è soltanto dell'oppressore faraone o dell'oppressore Erode. Il cuore indurito, abbiamo visto, è anche dell'ebreo, è anche del discepolo, se andiamo nel Nuovo Testamento. Gesù, se vado in Marco, al capitolo 8, versetti 17 e 18, dice, si accorse di questo e disse loro, perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? E poi, avete il cuore indurito? Come nell'Esodo. Ma qui Gesù sta parlando ai discepoli, non ai pagani, ai discepoli. E infine, proprio nell'ultimo capitolo del Vangelo secondo Marco, quindi al capitolo 16, versetto 14, qui è già risorto Gesù, perché si potrebbe dire, prima della risurrezione i discepoli avevano il cuore indurito, dopo la risurrezione, il dono dello Spirito, il discepolo non ha il cuore indurito, falso. 16-14, alla fine apparve anche agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. Ecco, il fenomeno del cuore indurito dura tutt'oggi, quando noi, piccoli capò, piccoli sorveglianti, siamo attaccati ai piccoli privilegi e manteniamo in piedi il sistema omertoso, criminale, che va contro il piano di Dio. Però voi certamente aspettate che vi dica qualcosa, perché Dio indurisce il cuore del faraone. Per immaginare. Dire che il Signore ha indurito il cuore del faraone, per chi scrive, per l'uomo biblico, significa affermare che tutto accade secondo il progetto di Dio e che Dio è il Signore anche di chi pretende di opporsi a Lui. Questa è una delle due, forse, possibili spiegazioni del fatto che Dio indurisce il cuore del faraone. Per far capire che Dio ha autorità sul faraone, che è Dio a sua volta.
Questa stessa tematica la troviamo anche nella lettera ai Romani, capitolo 9, versetti 14-18, e guarda caso si ricita il passo di Esodo 34 che vi ricordavo sul nome di Dio. Che diremo dunque? C'è forse ingiustizia da parte di Dio? No, certamente. Egli infatti dice a Mosè, eccolo, avrò misericordia per chi vorrò averla e farò grazia a chi vorrò farla. Questa sarebbe una delle due possibili spiegazioni del nome di Adonai, gli dice. Quindi non dipende dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo, ma da Dio che ha misericordia. Dice infatti la scrittura al Faraone, ti ho fatto sorgere per manifestare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. Dio quindi ha misericordia verso chi vuole e rende ostinato chi vuole. Questo lo dice San Paolo. Siamo nel Nuovo Testamento. Per dire la libertà di Dio. E alla fine anche chi non si crede soggetto al potere di Dio, come il Faraone, in realtà è nelle mani di Dio. Dio ha misericordia verso chi vuole e rende ostinato chi vuole. Se questa veramente, come in parte credo, sia la vera spiegazione del nome di Dio, che dice a Mosè alla vocazione, in 3:14, allora si capisce perché Dio indurisce il cuore del Faraone, perché mette in essere il suo nome. Ha misericordia di chi vuole aver misericordia e di chi non vuole aver misericordia non ce l'ha. Perché Dio è sovrano. Anche se, notate, dà a tutti la possibilità di essere sotto la sua misericordia. Perché non è che ingaggia subito la lotta col Faraone. Semplicemente all'inizio manda Mosè dal Faraone e dice lascia che il mio popolo vada 3 giorni nel deserto per adorare Dio e poi farà ritorno. Cioè comincia con le buone, ma è l'uomo che si ostina. E tutto alla fine diventa sotto il giudizio di Dio, ma anche sotto il piano di Dio. Ma c'è un altro modo, un'altra cosa che si può aggiungere sul fatto del perché il Faraone, perché Dio indurisce il cuore del Faraone. Il Signore costringe il Faraone a scoprirsi in questo modo, cioè a scegliere. Il Faraone, essendo potente, il potente, è l'uomo del compromesso. Il compromesso negativo. E così è messo spalle al muro. Cioè, di fronte a Dio non è possibile non scegliere. E il Faraone è costretto a scegliere no. Il Signore vuol farsi riconoscere anche da chi lo rifiuta. Indurendo il cuore del Faraone, Dio offre al Faraone in modo paradossale una possibilità di via di uscita e di comprensione che il Faraone non riuscirà a cogliere. Il Faraone è chiuso in se stesso, è lui che si chiude prima di tutto, non è Dio che lo chiude da subito, è lui che chiude se stesso perché si ostina. E per manifestare le opere di Dio rimane chiuso. Perché c'è stato Giuda nel Nuovo Testamento? Dio voleva Giuda? Voleva il suicidio di Giuda? Allora Dio è cattivo? Non è questo il modo di capire la scrittura e di andare verso la scrittura. È l'uomo che si è chiuso. Giuda era un bravissimo discepolo, amava sicuramente tantissimo il Signore, se no non poteva rimanere deluso dal Signore se non lo amava così tanto. Lui aspettava il Messia liberatore, è stato così deluso,
se c'è grande delusione è perché prima c'è stata grande aspettativa, grande amore. Non si può sparare su Giuda. Ma Giuda si è chiuso. E in questa chiusura l'ha portato poi al suicidio. Allora si deve dire che Dio ha permesso questo. Eh sì, lo ha permesso, ma è Giuda che ha scelto. E qui è il faraone che ha scelto di chiudersi. Capisco che mi è toccato un capitolo rognoso, però... Però non dice che sceglie il faraone, dice Dio indurisce il cuore, cioè anzi certo, positivo. Dio indurisce il cuore del faraone, ma si dice anche che il faraone indurì il suo cuore. Non è che prima Dio indurisce, è il faraone che si chiude indurendosi. E dunque, alla fine, tutto questo rimane sotto il dominio di Dio. Siccome questo è un testa a testa, non ce ne scordiamo, è un testa a testa tra il Dio faraone e il Dio Yahweh. Dio faraone e Dio Yahweh. Il faraone si chiude, non vuole aprirsi al Dio Yahweh. Il Dio Yahweh lo schiaccia. È una logica anticristiana, dite quel che volete, ma qui siamo in un testo molto antico e bisogna capirlo per com'è. Questo è un testa a testa, se no Dio che manda le piaghe, come si spiega? Un Dio cattivo, perché gli egiziani non erano figli suoi? Li fa morire tutti, i primogeniti. Bisogna inculturarsi per capire questi testi, altrimenti facciamo i falsi scandalizzati, falsi però. Però manda le piaghe è un problema. No, non interrompete però, no. E l'altro invece non ha più la libertà. Cioè la persona non è più libera. La libertà se l'è tolta il faraone non volendosi aprire. Però non leggiamo il testo letteralmente così. Questo è il testo letteralmente. Letteralmente non dice pure, indurisce pure. Il testo ha due lettere. Il faraone indurì il suo cuore e Dio indurì il cuore del faraone. Sono due, l'ho detto prima. Se andiamo... Posso dire i passi anche. Il faraone indurisce il suo cuore, lo trovate in 7.13, 7.14, 7.22, poi 8.11, 8.15, 8.28, poi 9.7, 9.35 e infine 13.15. Qui alla lettera si dice il faraone indurì il suo cuore. Poi c'è tutta un'altra serie di testi dove la lettera si dice che Dio indurisce il cuore del faraone e questi li trovate in 4.21, 7.3, 9.12, non l'ho detto perché è noioso, 10.1, 10.20, 10.27, 11.10, 14.4. Qui Dio indurisce. Ma non è che Dio indurisce subito, è il faraone che decide di chiudersi. E in questo testa a testa, tra due tesi, Yahweh esercita la sua forza e indurisce per far capire che lui è quello che è più forte. Questa è una logica lontanissima dal nostro modo di pensare, che veniamo dai Vangeli, ovvio. Però vorrei arrivare alla fine, perché capisco che qui le domande si vanno avanti. Ma cosa facciamo però? Perché abbiamo cominciato con ritardo e c'è un'altra relazione. Quindi che si fa? Andiamo avanti. Sconfino nella nuova poi. Finisco questa e vado nella nuova relazione. Direi, siccome sta completando, prepariamo delle domande, casomai lui completa in maniera più essenziale e poi apriamo un dibattito senza uscire, sennò poi non usciamo. Va bene? Sì. Questo è un po', così terminiamo anche un po'. Va bene. Se avete delle domande vi prego di scriverle, così passano le vostre sapere. Sì. Allora vogliamo fermarci qualche minuto, voi fate qualche domanda per... No, andiamo avanti, perdiamo il filo adesso, perdiamo il filo adesso, stiamo sono quasi verso la fine su questo. Sapevo che è un capitolo esplosivo questo, è ovvio. Allora il Signore vuol farsi riconoscere anche da chi rifiuta, da chi lo rifiuta, e indurendo il cuore del faraone, paradossalmente gli offre la possibilità di una via d'uscita, di comprensione, per fargli capire, guarda, che c'è uno che è più forte di te. Lo vuoi capire? Il faraone non lo capisce.
perché non cede al suo potere. È il modo paradossale. Dio usa spesso i modi paradossali quando si trova al perso, se posso usare questa espressione riferendola a Dio. Pensiamo a Giuda, ritorniamo a lui. Ma secondo voi, Dio sapeva tutto, no? Dio sa tutto. Ma secondo voi era logico dare la cassa a un ladro? Giuda era ladro, no? Nel Vangelo di Giovanni, Giovanni non spreca occasione per dire ed era ladro, e si sapeva che era ladro. E però Gesù gli dà la cassa, lo fa economo del gruppo dei dodici. Ma questo non è paradossale. Perché a un ladro gli dà la cassa? Il motivo è semplice. Perché quando è al qui è al perso Gesù, come lo recupera questo Giuda? Dandogli fiducia lì dove nessuno gliel'avrebbe data. Ecco il paradosso. Come lo recupero questo? Sei ladro, tieni la cassa, mi fido di te. Tutti dicono che sei ladro e lo sei, ma io ti do la cassa perché ti dimostro la fiducia. Era il modo di convertirlo. L'unico modo, che è paradossale, dare fiducia dove nessuno gliel'avrebbe data. E questo fa Dio con noi, non lo fa mica solo con Giuda. E la scommessa Dio l'ha persa. Dio sa anche perdere. La stessa logica la si trova qua col faraone. È la logica del paradosso. Non vuoi capire, ma proprio non puoi capire. Ti strozzo. Lo capisci che sono più forte? No. Allora muori. Questo è il senso. Se proprio lo devo mettere concretamente, forse in maniera eccessiva. Allora, concludendo, c'è un indurimento per ostinazione, e questo è l'indurimento del faraone e di noi se siamo dei faraoni. È l'indurimento di chi pensa di essere il detentore della verità, della sua verità, il cocciuto. È così. Tante volte siamo faraoni, ci comportiamo da faraoni. Però c'è anche un altro tipo di indurimento, che è l'indurimento per debolezza, che è diverso. È quello di chi cede, di chi si accontenta, forse meglio ancora, e tralascia i valori. È l'indurimento dei sorveglianti, dei capo. È l'indurimento di coloro che sono schiavi, ma difendono la logica dell'oppressore per salvaguardare il piccolo beneficio. Anche quello è un indurimento, ma per debolezza. Voglio concludere questa parte leggendovi un passo di un'attualità straordinaria, scritto nel IV secolo d.C. da Ilario di Poitiers. IV secolo. Sentite se non sembra scritto nel 2000. Questo a proposito di indurimenti e a proposito di logica di Dio che si oppone contro la logica dell'oppressore e del potente. Dice Ilario: oggi noi combattiamo contro un persecutore ingannevole, un nemico che lusinga, non percuote il torso, ma accarezza il ventre, non ci confisca i beni per la vita, ma ci arricchisce per darci la morte, non ci spinge verso la libertà gettandoci in prigione, ma verso la schiavitù onorandoci nel suo palazzo. Non colpisce i fianchi, ma prende possesso del cuore. Non taglia la testa con la spada, ma uccide l'anima con l'oro e il denaro. IV secolo. È la logica del potere di oggi, che è la logica del potere di sempre.
e in maniera più subdola, perché il faraone picchiava e si capiva, ora il potere lusinga, ma un principio di lusinga di questo potere già era evidente al capitolo 5 con i sorveglianti, schiavi fino a qua, però due dita d'acqua in più, no? Una mezza patata lessa in più, un pezzettino di carne, e questo basta per accontentarci e per rimanere schiavi, non solo rimanere schiavi, ma applaudendo a chi ci fa schiavi. È la logica della corruzione. Allora, chiusa questa parte rognosa. Grazie, grazie a Don Federico, veramente è anche molto attuale questo discorso, no? È vero? E io qui ho già preso alcune di queste domande che avete fatto.